Alice Sabatini è la nuova Miss Italia, ma più che per la vittoria nel prestigioso concorso di bellezza, la ragazza verrà ricordata per le frasi inopportune durante la finale. Claudio Amendola aveva avuto la malaugurata idea di chiedere alle tre finaliste in quale periodo storico avrebbero voluto vivere. Alice Sabatini aveva risposto nel 1942 per vivere in prima persona la Seconda Guerra Mondiale. Risposta quantomeno bizzarra, fuori luogo senz'altro, ma mai come la battuta successiva: tanto sono donna e il militare non l'avrei fatto. La Neo Miss Italia è stata così travolta dalle critiche e sommersa dagli insulti sul web. La definizione più carina che le hanno attribuito è stata ignorante, cioè ovviamente chi ha esagerato con insulti volgari e fuori luogo, almeno quanto la battuta sulla guerra mondiale della stessa Alice. E così le Iene hanno voluto offrire l'occasione per il riscatto alla Neo Miss Italia, invitandola a vestire i panni di Iena per un giorno. In questo modo Alice Sabatini ha potuto dimostrare che le persone che l'hanno insultata, o almeno una buona parte di esse, sono ignoranti almeno quanto lei. Il punto però a mio avviso è un altro: la ragazza è stata messa alla gogna soprattutto per la battuta successiva, quella sì offensiva e fuori luogo, questo però nel servizio delle Iene non è emerso.